Buongiorno. A conclusione del progetto Il gusto dell'inclusione, Lise Einaudi vuole ringraziare il presidente di Legambiente Trani, Pierluigi Colangelo, e soprattutto dire a tutti coloro che hanno partecipato al nostro progetto che c'è un profondo ringraziamento, in quanto il progetto è stato veramente valido, ha insegnato ai nostri allievi in diversi indirizzi del progetto, la cucina antispreco, che praticamente li ha posti nella condizione di riutilizzare ciò che si ritiene uno scarto. E ciò significa per l'ambiente meno rifiuti, meno emissione di anidride carbonica. Poi c'è stato il progetto Digital Innovation, che naturalmente ha dato ai ragazzi l'opportunità di usare un nuovo linguaggio digitale, la scrittura autobiografica in cui le emozioni dei ragazzi sono state trascritte con la narrazione autobiografica, e il diritto ambientale. Perché il gusto dell'inclusione? Perché dobbiamo pensare ad un mondo nuovo, e dell'inclusione è anche l'antispreco, riciclare i nostri sprechi, rivedere i nostri consumi, cercare di vivere in un ambiente il più salutare possibile e lasciare al futuro un mondo certamente migliore di questo mondo qui. E i nostri utenti hanno veramente intrapreso un percorso che li ha portati alla consapevolezza dell'amore e della cura del mondo. Io ringrazio tutti, perché l'occasione per Lise Einaudi è stata non solo un'opportunità, ma è stata anche è stato anche motivo per dare ai nostri allievi il senso profondo dell'ambiente in cui noi viviamo. Grazie a tutti, e un doveroso ringraziamento, abbiamo detto, a Legambiente, al suo presidente e a tutti coloro che hanno partecipato.